Yeah. Yeah. Yo, yo, Yeah. Chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit-chit. Baby, baby. Benvenuti, amicissimi, amicissimi carissimi. Amicissimi carissimi, sistemo un attimo il microfono, è un'altra puntata, ma che gran cammino è stato fino adesso, nel senso, possiamo dirlo senza falsa modestia, ma che percorso abbiamo camminato insieme, è una cosa incredibile, credo che su YouTube non ci sia nulla di paragonabile a questo. E allora, vabbè, benvenuti alla solita rubrica sulle regole del Signore degli Anelli. E ci stiamo avvicinando alla fine, per tutti coloro che si stanno facendo questa domanda, ma quando finirà? Ci stiamo avvicinando alla fine. E oggi parleremo di un tipo di unità molto particolare che è veramente in grado di capovolgere le sorti della battaglia, ovvero la cavalleria, perché la cavalleria nel Signore degli Anelli ha tutta una serie di regole proprie, dinamiche interne, ed è molto importante perché, e questa cosa a me piace particolarmente, è veramente una forza d'urto, quindi non si tratta di immaginarsi la cavalleria come decisiva in un wargame dove in realtà magari, non so, si muove un pochino di più e picchia un pochettino di più, ma è effettivamente un'ottima unità, sicuramente da mettere se possibile in qualsiasi lista, secondo me. Allora, innanzitutto però, siccome a me piace essere preciso, io partirei andando su Wikipedia a leggerci la definizione di cavallo, così. Allora, vediamo. Vediamo un po', sono su Wikipedia. Allora, vediamo, quindi Equus Ferus Caballus, che credo sia il nome per gli edotti. Allora, il cavallo domestico è un mammifero, oddio, perissodattilo, di media grossa taglia, appartenente alla famiglia degli equidi. Con l'avvento dell'addomesticamento si è distinto dal cavallo selvatico, di cui è considerato una sottospecie. L'evoluzione del cavallo è cominciata dai 55 ai 45 milioni di anni fa e ha portato dal piccolo Iracoterium con più dita, quindi poteva anche prendere le cose, al grande animale odierno, a cui rimane un unico dito. Purtroppo si va sempre indietro, ragazzi, non si va mai avanti. L'essere umano ha iniziato a domesticare i cavalli più tardi rispetto ad altri animali, che ci avevamo visto lungo, attorno al 5000 a.C. nelle steppe orientali dell'Asia. Qua specifica il Tarpan, ma io mi sono fermato a Iracoterium, quindi. Mentre in Europa lo si iniziò a domesticare non prima del 3 millennio a.C. I cavalli della sottospecie Caballus sono tutti addomesticati, sebbene alcuni di questi vivano allo stato brado come cavalli inselvatichiti, diversi dai cavalli selvaggi, ragazzi, mi raccomando, che invece non sono mai stati addomesticati. Beh, allora adesso io mi fermo un attimo, perché comunque credo che abbiamo un'infarinatura molto generale, e adesso andiamo nello specifico. Quindi, cos'è la cavalleria nel Signore degli Anelli? Innanzitutto, la cavalleria nel Signore degli Anelli ovviamente non sono solo cavalli, sono tutte le bestie montate, quindi con un cavaliere su di sé. La cavalleria come funziona? Allora, innanzitutto, il modello di cavalleria è un modello particolare perché è l'unione di due modelli, che è il cavaliere e la cavalcatura. A livello di caratteristiche, a questo punto, quali vengono usate? Adesso la regia agevolerà
l'immagine chiamata Cavalry, che vi fa vedere l'esempio di un orco con il suo warg. Ora, uno dei benefici di avere una cavalcatura che non è un semplice cavallo, ma è un trattore zannuto, è quello che nel corpo a corpo, nella fase di fight, si può decidere di usare le caratteristiche Fight, Strength e Attacks se sono migliori rispetto alle caratteristiche del cavaliere. In questo caso, per esempio, l'orchetto ha forza 3, ma il warg ha forza 4. Quindi, nella fase di fight, a meno di non essere del tutto in bolla, il giocatore degli orchetti utilizzerà la forza del warg. Si possono usare alcune, altre no? Tipo posso usare fight, però gli attacks sono migliori del cavaliere? Sì, non è un prendere o lasciare. Bisogna vedere singolarmente queste tre caratteristiche. Ovviamente i modelli di cavalleria utilizzano il valore di movimento per muoversi, questo vabbè è ovvio. Però i tre valori, fight, strength e attacks, a seconda di quello che più vi conviene fare, possono essere usati quelli della cavalcatura rispetto che a quelli del cavaliere. Ora, la cavalleria che bonus ha? Prima di tutto, la prima cosa che ci viene in mente è il movimento. Ha un movimento molto maggiore rispetto alla fanteria, quindi maggior manovrabilità, ma attenzione, perché la cavalleria è vero che si muove di più, ma sul terreno difficoltoso si muove ancora meno della fanteria. Premesso che la cavalleria e il fatto che nel manuale ci sia bisogno di specificare questa cosa, per me è una testimonianza sufficiente del perché questo pianeta sta esplodendo. Premesso che la cavalleria non può arrampicarsi e usare corde, la cavalleria quando va sul terreno difficoltoso non dimezza il suo movimento, ma, qua, vabbè, coglierò un nuovo termine, lo quadrimezza, quindi lo riduce, cioè non lo spezza a metà, ma fa un'ulteriore metà. Quindi sul terreno difficoltoso voi potete andarci con la cavalleria, però è molto rischioso perché vi muovete veramente di pochissimo. Questo perché? Perché ovviamente quello che trasmette questa regola è il fatto che su terreno difficoltoso si spezza lo zoccolo e il warg non si fida e c'è quello che non entra nell'acqua. E cioè, diciamo che questa regola secondo me ha senso, ha molto senso, anche perché vi costringe a pensare e a non vedere la cavalleria come il carro armato che passa soprattutto, perché tanto si muovono tanto, ma capire anche molto bene come muoverla e soprattutto dare all'avversario, che magari è sguarnito di cavalleria, il bonus di potersi piazzare in maniera corretta per evitare che al turno 3 finisce tutto tipo a calci sui reni subito. Quindi questo è molto importante. Saltare, allora, la cavalleria tenete conto che come regola principale, quando andate a vedere qual è la linea di vista, quando andate a calcolare di quanto può saltare in alto, si calcola tutto. Allora, per quanto riguarda il saltare dalle spalle del cavallo, della mount, per dire. Per quanto riguarda la linea di vista, ovviamente dal cavaliere, quindi è tutto molto istintivo, non ci sono regole cervellotiche, è il cavaliere che guarda dove andare, ma è il cavallo che salta l'ostacolo. Da specificare anche che il cavallo stesso non è mai fonte di mancata linea di vista, quindi anche se il modello è magari messo in una posa per la quale sembrerebbe che sia il cavallo, utilizzando il gergo del gioco, in the way, non lo è ovviamente. Saltare, quindi si può saltare, attenzione che il risultato di 1 sul test di jump
è particolarmente dannoso per la cavalleria perché se si fa uno, vi ricordo, ma se non vi ricordate andate a vedervi il mio video su Jumping, Leaping e altri fantastici amici. Se fate uno, quando fate un test di jump lo fallite e cascate. Che succede se siete a cavallo? Che se fate uno l'avete fallito, dovete tirare un ulteriore dado e se fate un altro uno, il cavaliere è tecnicamente quello che il gioco definisce thrown, quindi lanciato giù dal cavallo. Vedremo poi cosa significa, comunque vuol dire che casca da cavallo. Una bella figuraccia. I modelli di cavalleria possono anche scendere da altezze, anche lì è molto più, diciamo un pochettino più pericoloso perché quando un modello di cavalleria scende da un'altezza che è superiore all'altezza del cavallo, della bestia cavalcata, il cavallo si prende un colpo a forza 3 più un altro colpo a forza 3 per ogni pollice in più rispetto alla sua altezza. E soprattutto se la mount in questo modo crepa, se il cavallo in questo modo crepa, il cavaliere ancora una volta è da considerarsi thrown, quindi buttato a terra. Per quanto riguarda particolari situazioni tipo scale, porte o altro, si tende sempre ad avere un minimo di buon senso. Se la scala è abbastanza grande e non troppo ripida, si può pensare che il cavallo riesca a farlo. Se c'è una porta che è alta così e il cavallo è alto così, a meno che non faccia come quel video famosissimo del film indiano col tipo che fa Tokyo Drift col cavallo e passa sotto il tir, non credo che sia possibile. Comunque, mettetevi d'accordo con le persone. Se state giocando con una persona con cui non riuscite a mettervi d'accordo su una roba del genere, pulizia contatti e ci vediamo. Per i test di coraggio che vedremo nel prossimo episodio, conta sempre il coraggio del cavaliere. Quindi se il cavaliere passa il test di coraggio, lo passa anche la mount. Abbiamo parlato di cosa succede quando ma il cavallo e il cavaliere si separano. È sempre brutto quando succede, quando le cose finiscono, fa parte della vita, bisogna essere maturi, cercare di accettare e di trovare anche qualcosa di buono quando termina una relazione di questo tipo. Ma nel Signore degli Anelli come funziona? Sono due cose separate sia per il cavallo che per il cavaliere. Quando un cavaliere perde il suo cavallo, e io uso cavallo ma qualsiasi bestia cavalcata, dico cavallo perché non mi piace dire mount perché sennò mi piace sta roba da cumenda. Cavallo. Quando il cavallo non ha più un cavaliere, è da considerarsi come bestia non cavalcata. Deve fare per subito, immediatamente un test di coraggio e se il test di coraggio non passa con il valore di coraggio del cavallo, se ne va. Quindi è da rimuovere dal campo di battaglia. Se il test è passato, il cavallo rimane come bestia non cavalcata e rimane nel posto in cui sta. A questo punto la domanda è: ma se io ho un intero esercito di cavalieri, devo comprare un sacco di cavalli di plastica della Playmobil? Perché se poi magari va a finire che mi ammazzano i cavalieri, poi devo tenere tutti i cavalli perché sennò mi perdo il filo? No, perché i cavalli che hanno un valore di 0 sia su attacchi che coraggio, come per esempio i cavalli veri, sono da considerarsi bestie troppo, ma, diciamo, addomesticate e normali, non sono dei pazzi assassini, quindi automaticamente falliscono il test e automaticamente vengono rimossi. Per quanto riguarda qualsiasi altra bestia cavalcata che abbia quei valori, un valore diverso dallo zero, si tratta probabilmente di un animale abbastanza intelligente o abbastanza predatorio da non scappare. Pare per forza nel momento in cui non ha un cavaliere. L'esempio classico è il warg. Il warg non è una bestia che se non c'è il cavaliere, oh mio Dio, cosa faccio? Scappo perché ho paura. Probabilmente la prima cosa che fa è cercare di azzannare qualsiasi cosa c'è intorno. E non possiamo escludere neanche il cavaliere, quindi
il test lì in quel caso si può fare. Il cavallo, ovviamente, per esigenze di gioco e anche per esigenze di un minimo di realismo, non ha molto senso che rimanga in gioco come miniatura senza qualcuno sopra. Una volta che un cavaliere è separato dal suo cavallo per qualsiasi motivo, non può più tornarci. Anche questa cosa è molto utile a livello di gioco perché ovviamente immaginatevi il dover gestire il fatto che io sono cascato, però aspetta, quello mi ha spostato perché mi ha buttato di là, allora io mi rialzo, vado al cavallo, provo a fare un test per tornare su. Si conta come se il cavallo, la bestia sia troppo agitata per poter accettare di nuovo il cavaliere. Ovviamente un cavaliere può decidere di smontare da un cavallo in qualsiasi momento, non c'è bisogno di fare alcun test, però a questo punto la bestia cavalcata diventa automaticamente una bestia non cavalcata, il cavaliere non prende danni, non fa alcun tipo di test per il throne, semplicemente scende di sua iniziativa. Questo può capitare quando magari ci sono situazioni dove all'ultimo secondo di una partita ci si trova nella necessità di andare a prendere un obiettivo che è in una parte del campo non accessibile alla cavalleria, a quel punto uno smonta e corre. Perché? Perché smontare non richiede movimento, nel senso se il modello smonta e ancora del movimento, lo può fare tranquillamente, senza problemi. Ora, quali sono... anzi no, prima andiamo a vedere cosa succede al cavaliere, poi vediamo quali sono i vantaggi per la cavalleria. Ah, che succede al cavaliere quando viene buttato giù da cavallo ma lui non voleva? Quindi il famoso throne, ovvero buttato a terra. Adesso la regia agevolerà l'immagine chiamata throne. Che cos'è, ragazzi? È il solito test col dado da 6, con risultato 1, malo, 2, 5, 6, fico. Di solito è questa la dinamica dei test sul Signore degli Anelli. Andiamo a vederla. Quando il modello è buttato a terra, si tira un dado. Con il risultato di 1 è il risultato peggiore possibile. Prende danno perché prende un colpo a forza 3. Se sopravvive, risulta prono. Non può fare nulla per quel turno. Deve essere messo comunque sempre vicino alla miniatura di partenza, diciamo, il cavallo è da considerarsi bestia non cavalcata e se è ingaggiato in combattimento combatterà come prono, quindi proprio, cioè. Dopodiché lo chiamano da lavoro, gli dicono che l'hanno licenziato, apre il frigo e scopre che da ieri sera che non aveva la corrente, esce di casa per farsi una passeggiata e casca dalle scale. Praticamente un mio martedì pomeriggio. 2-5, si rialza, quindi è cascato, magari nessuno l'ha visto, facciamo finta di niente, si rialza, conta sempre come separato dalla sua mount, non può fare più nulla, però non prende danno, non è prono, quindi diciamo che ci può stare. 6, il fico, quindi con qualche strano giro, qualche strano saltino, casca, ma in realtà casca in piedi. Il modello è da considerarsi infantry, però può fare qualsiasi altra cosa. Se è ancora in grado di farla, non perde assolutamente il suo turno. Questo è quello che succede con il cavaliere. Quindi abbiamo visto il cavallo, che succede quando non ha più il cavaliere cosa succede quando non ha più il cavallo. Ora, perché prendere il cavallo? Bella domanda, perché fino adesso sembrano un po' di sembrano regole un po', però poi alla fine sono molto istintive, ragazzi, nel senso non credo che ci sia nulla di particolarmente complesso. Perché prendere un cavallo? Allora, innanzitutto il cavallo è un allora potremmo dire che il cavallo è uno dei pochi tiri salvezza del gioco. Perché? Perché quando nella fase di tiro si decide di tirare contro un modello di cavalleria, se il tiro ha successo, bisogna prima vedere chi colpisce, se il cavaliere o il cavallo. Se
si tira un dado ovviamente, con 1-3 si colpisce il cavallo, con 4-6 il cavaliere. Non si può decidere di colpire uno o l'altra nella fase di tiro, quindi come vedete in realtà questo è una sorta di tiro salvezza, soprattutto sui personaggi. Ecco perché molto spesso si tende a prendere il cavallo per i personaggi, perché ogni volta che vengono bersagliati da un tiro, dal tiro c'è sempre la possibilità che venga colpita la cavalcatura. Che succede se viene colpito il cavaliere o il cavallo nella fase di tiro? Allora, se viene colpito il cavaliere e il cavaliere viene ucciso, si torna sempre nella fase di la cavalcatura viene considerata come cavalcatura non più cavalcata. Bisogna vedere che valore di attacchi e coraggio ha, se si fa il test bene, altrimenti scappa. Se la cavalcatura viene uccisa, il cavaliere deve fare subito un tiro sulla tabella, quella di buttato a terra, quindi di trona, e se sopravvive, si rimuove la cavalleria e viene messo un modello di infanteria al suo posto. Se invece non ce la fa, ce la fa, nel senso, avete fatto il filotto, avete fatto un bingo, avete distrutto completamente il modello. Ora, altro. Fate il giochino degli sciottini, ogni volta che dico ora bevete e poi mi chiamate dall'ospedale. Ora, l'altro vantaggio che l'abbiamo già visto, ovvero che nel caso in cui il cavaliere sia, diciamo, non proprio The Rock e la cavalcatura sia un pochettino più The Rock di lui, si possono usare i valori di Fight, Strength e Attacks se sono maggiori rispetto a quelli del cavaliere. Questo è un altro vantaggio, però sugli eroi ovviamente si sente meno, perché sarà difficile che un eroe sia meno bravo di un cavallo, di un warg in questi tre campi. Terzo vantaggio, quando carica una cavalleria e il bersaglio è fanteria, il cavaliere prende un attacco in più. E, oltretutto, dovesse vincere il fight, non solo respinge chi è contro di lui, ma li butta a terra. Quindi vuol dire che sono proni. Questa cosa è importantissima soprattutto per gli eroi. Qui, a differenza della faccenda delle caratteristiche, questa invece è molto molto utile agli eroi. Innanzitutto dà un attacco in più. E poi butta a terra. Ricordatevi che gli eroi hanno anche i punti might per modificare i tiri di dado, insomma, diventano abbastanza difficili da gestire. Però anche i modelli normali a quel punto diventano difficili da arginare. Stiamo sempre parlando di cariche di cavalleria su fanteria, ragazzi. Basta che ci sia anche solo un modello di cavalleria tra quelli caricati, o che un modello di cavalleria contro carichi, che questi due bonus, attacco extra e buttare a terra i nemici nel caso si vinca il fight, scompaiono. Anche questa cosa è molto bella perché è uno di quei meccanismi sasso carta forbice, per cui che vi costringe sempre a pensare molto bene come posizionarvi, perché un posizionamento errato potrebbe far sì che voi andiate a sprecare quelli che sono i punti che avete buttato dentro la cavalleria, perché poi basta che una semplice controcarica con un modello di cavalleria anche più debole rispetto ai vostri vi nega i bonus che avete pagato nei punti del modello. Che succede quando? Ah no, scusate, mi sono dimenticato. Ora, che succede quando io invece combatto contro un modello su cavallo, contro un cavaliere? In questo caso, nella fase di corpo a corpo, quando vengono allocati gli attacchi, posso decidere chi colpire, se la mount o il cavaliere. Come sempre. Se il cavaliere muore, la mount è da considerarsi come non cavalcata e c'è tutta la sequela di test o non test da fare a seconda della natura del cavallo, della cavalcatura. Se la cavalcatura essere uccisa, il cavaliere deve fare subito un test di buttato a terra e a quel punto si troverà, a seconda del tiro di dado, magari prono in mezzo al casino.
Ora siamo giunti abbastanza verso la fine e mi sembra abbastanza ovvio ed evidente a tutti l'estremo valore della cavalleria. Non si tratta solamente di modelli che banalmente picchiano di più. Sono modelli che si muovono di più, ma solo in determinate condizioni. Ricordatevi il terreno accidentato no, no buono, no buono. Fatevi un bel adesivo, terreno accidentato no buono. Hanno dei bonus non indifferenti in carica, ma non scontati, nel senso che io ce li ho, io carico, no? Classico bonus mi può venire in mente quando il modello carica un attacco in più. No. Quando il modello carica una fanteria ha un attacco in più. Questo serve sempre a farvi ragionare, sempre a far girare le rotelline, sempre a mettervi lì a dire: ah, però aspetta, io faccio così, a vedere tipo le equazioni di Beautiful Mind che vi passano davanti. Per gli eroi il cavallo è incredibile. Sia per gli eroi da picchio, sia per gli eroi di supporto. Perché? Perché gli eroi da picchio del cavallo hanno l'attacco in più, hanno il knockback, hanno il movimento che gli permette di arrivare prima in corpo a corpo. Invece per gli eroi di supporto il cavallo è ottimo perché? Perché gli dà il movimento che gli serve magari per andare più vicine alle truppe da supportare con le proprie abilità. Ma soprattutto gli dà anche un save perché la questione del tiro sulla cavalleria è fondamentalmente un tiro salvezza. Ovvio, è un po' monouso, nel senso che non è che avete il cavallo infinito che ogni volta si piglia le frecce che arriva alla fine della battaglia, che praticamente è Giulio Cesare. Però è molto utile comunque, soprattutto se avete contro personaggi con del tiro abbastanza importante, avere sempre quel dadino in più che nel caso lo tirate, ah, ha beccato il cavallo, vabbè, mi spiace piccolo Tommy, però crepa e io scendo e sono tranquillo. E un'ultima precisazione, come si calcola chi è stato ucciso? Molto spesso nel gioco vi viene richiesto di calcolare, di fare la conta dei modelli uccisi da ambedue gli schieramenti. E la domanda che può sorgere spontanea è: ma se a me hanno ucciso un cavaliere, mettiamo un orchetto col worg, a me hanno ucciso un orchetto, ma il worg è rimasto. E poi ho un'altra situazione in cui hanno ucciso il worg e un orchetto è rimasto. Cioè, conta come ucciso quel modello di cavalleria? Quale dei due conta come ucciso? Nessuno dei due conta come ucciso. La regola da manuale dice che le perdite della cavalleria vanno sempre appaiate. Quindi il modello di cavalleria conta come morto solo quando sia un cavaliere che una cavalcatura contano come morte. In questo caso, nell'esempio che vi ho fatto prima, più cervellotico possibile. Rimane un worg ma non un orchetto, rimane un orchetto ma non un worg. Alla fine della battaglia la conta del morto è 1, perché è morto un orchetto e un worg. Li appaiate e fanno un modello di cavalleria. Non importa che siano lo stesso modello. Questo vi serve perché almeno è molto più comodo capire e fare la conta alla fine piuttosto che mettersi veramente a calcolare le leggi di Newton per capire chi è morto come e dove, che insomma non credo che sia un metodo buono per passare 2 ore del proprio pomeriggio. Ragazzi, questa è la cavalleria. Ora, questa è la cavalleria. Bella, importante. Per gli eroi, e gli eroi il cavallo lo pagano anche parecchio, beh, ovviamente. Importante per gli eroi, decisiva ma sempre da usare con un pochino di testa,
e ho deciso di dedicarvi proprio un video apposta perché secondo me è proprio un'altra dinamica ed è una delle cose che rende grande il Signore degli Anelli. Nella prossima puntata parleremo degli eroi, quindi cosa sono gli eroi, come funzionano, le tre famose caratteristiche misteriose che possono incidere sul tiro del dado e o possono salvare l'eroe, quindi il Might, Will e Fate, cosa possono fare gli eroi sul campo di battaglia con le azioni eroiche. E quali sono gli eroi più fichi? Facciamo anche tipo una classifica, sticazzi, cioè, facciamo una di quelle tamarrate, tipo la classifica, no? Chi vince tra Aragorn e Elrond, capito? Mentre ti aggiusti gli occhiali. Facciamolo, facciamo tutto. E io intanto vi ringrazio. Ora vi ringrazio per avermi innanzitutto seguito tutti questi video che ormai stanno diventando parecchio. Spero almeno di aver messo un po' di curiosità a qualcuno e di aver spinto magari qualcuno da qualche parte a trovarsi con qualche amico e i video e cercare di farsi una partita introduttiva. Secondo me merita veramente veramente tanto. Che dire, miei amatissimi Galvorback, ci vediamo alla prossima puntata. Vi amo tutti. Ora. Fidatevi del Mac. 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 Fidatevi del Mac.